Agamennone questa sera. E sentiamo un bel racconto. Il primo racconto è che quest'anno il centenario e anche il 50enne che ho recitato qui a Siracusa la prima volta da Leva nel 1964. E allora si festeggiava il cinquantenario di Dante e della mia parola. Adesso si festeggia il centenario di Dante e per me sono 50 anni che ho recitato qui a Siracusa. E tra gli altri, appunto, come ti dicevo prima, ho fatto anche due volte Agamennone, nel ruolo di Agamennone, uno molto bello nella regione di Roberto De Sante e un altro altrettanto bello, più curioso addirittura, anche forse con la regia di Calandra, direttore Calandra. E allora questa volta, siccome in realtà io ci tenevo a essere presente nella ricorrenza del centenario, e allora mi hanno chiesto di fare, insomma, mi avrebbero anche fatto fare Agamennone, però dice se vuoi accettare quest'altro è un cameo, cioè forse te lo fai, giustamente. E comunque insomma si è pensato, allora io fino a questo personaggio o messaggero, insomma, vogliamo chiamarlo, però con la particolarità che essendo di solito che la Raud è un giovane soldato che arriva e annuncia di stare arrivando il vincitore, io non sono più un giovane soldato, e allora ci abbiamo avuto questa idea di fare che un vecchio soldato che finalmente riesce ad arrivare a ritornare ad Argo, felice della vittoria, di trovare conquistata, sta arrivando, insomma, e alla fine è talmente vecchio, talmente provato di guerra, 10 anni di guerra, eccetera, eccetera, fa questo annuncio e stramazza il suo. Per cui arriva, annuncia, fine della fiera. E lo porta. Ed è molto singolare, insomma, mi diverte molto. La differenza delle due regie in cui lei ha partecipato con Agamennone, Roberto De Simone, famosissimo, Calenda altrettanto, proprio in una riproposizione di quasi sempre le stesse tragedie, certo. Cambia totalmente dal punto di vista della regia. Assolutamente, dunque quella di Roberto De Simone, come conosci il lavoro di Roberto, insomma era una regia molto bella, molto barocca. Molto barocca, con bellissimi costumi di Roberto Nicoletti, dove al di là della tragedia in sé, dell'interpretazione diciamo del personaggio, eccetera, il lavoro più importante, più sorprendente, fu il lavoro musicale ovviamente che Roberto aveva fatto, perché aveva un coro praticamente di cantanti attori. E la musica la faceva lui. E le musiche del coro. E c'era questo coro di cantanti attori, un coro polifonico, insomma una cosa molto bella dal punto di vista musicale. Era molto bella anche dal punto di vista, diciamo così, squisitamente teatrale e interpretativa. Però insomma le due cose insieme facevano un effetto molto, molto nuovo, in qualche modo, per il testo Agamennone, per Siracusa, se non hai visto Agamennone così. Mentre invece quella di Calenda era anche quella una bella regia, era molto, molto moderna, molto pensata, diciamo così, alle condizioni, alle situazioni dell'oggi. Nel senso che ad esempio lì c'era il coro di vecchi di Argo che aspetta l'arrivo del re, eccetera. Ed era un coro fatto, prima di tutto c'era un fior di attori, poi c'era luce, c'era un progetto, i calendari che facevano i corifei e facevano il coro. Ed era immaginato che era tutto un coro che aspettava questa prima del re per avere, con la speranza di riuscire ad avere notizie dei propri cari, e allora l'aspetta quando arriva Agamennone, gli vanno tutti incontro con grande speranza mostrando le foto, per sapere se il figlio ad esempio sarebbe tornato, era con lui, aveva notizie, questo. Ma al di là di questo, insieme, cioè con questo l'entrata, l'arrivo di Agamennone era molto grande, perché Agamennone arrivava, nei tacchi degli stivali, dei microfoni, il tacco destro, il microfono del tacco sinistro, e Agamennone arrivava da un punto molto lungo, veramente buio, si cominciava a sentire con il microfono che ti passa.
quando finalmente è arrivata in un modo per cui lo potesse vedere, si vedeva che Agamemnon non arrivava, dietro di lui c'era un bambino, c'era un salmento, una specie di caduta di stato, per cui Agamemnon arrivava con questo coro appunto di andare incontro, si fermava, come Agamemnon si fermava naturalmente nel suo lavoro, si apriva un altro di questo lavoro e venivano giù migliaia di scarpe di e questa invece, ecco, proprio per questa magari sono fatti un po' non gli voglio espropriare la possibilità di raccontarsi. Grazie. Grazie a voi e salutatemi, visti che io amo molto. Okay, grazie mille.